Allora, grazie a tutti per partecipare a questo incontro. Era da molto tempo che pensavamo fosse importante parlare della questione della rete in Italia. Come ha sottolineato nella fine dell'intervento Benedetto, anche rispetto al fatto che dopo l'esperienza di Indymedia nel movimento globale, c'è stata una grossa carenza sul piano della proposta, ma anche su quello dell'invenzione di nuove forme comunicative del movimento, rispetto poi invece a quella che è stata poi una grande trasformazione della rete rispetto alle possibilità, diciamo, della sua prima fase, in cui c'era, diciamo, una esposizione verticale tra chi diciamo, produceva il messaggio e chi lo riceveva, chiaramente il meccanismo di interazione del web 2.0, e faccio riferimento non solo a Facebook, come magari possono fare riferimento gli adolescenti di questa nuova generazione, ma faccio riferimento a tutte quelle piattaforme nella quale l'utente è direttamente il produttore e l'usuario, l'utente ultimo della comunità. Un sistema che mi fa venire in mente l'idea della Big Society inglese, un'idea dove direttamente è la società stessa che volontariamente sostituisce quelle che sono le istituzioni pubbliche e si occupa direttamente, territorialmente e insieme al senso della comunità, di ricoprire i posti di spazzino, quanto più diciamo delle istituzioni amministrative, diciamo dell'attività di quartiere, e dove chiaramente lo Stato retrocede, e chiaramente attraverso un lavoro sfruttato per parte della popolazione, no, entriamo dentro una produzione del governo 2.0, quindi parallelamente, diciamo, ai modelli di sfruttamento che si vengono sviluppati sulle reti, avvengono anche dei modelli di governo che vengono pensati chiaramente su questa impronta, tanto che per esempio già imprese sul modello Google, una delle quali ci lavoro anch'io, sfrutta direttamente la potenza della cooperazione, dando spazio alle attività ludiche. Quindi chiaramente il lavoro non diventa più un lavoro comandato, diventa un lavoro di confronto continuo, quasi di gioco, tra i colleghi, chiaramente per produrre profitti all'impresa. Ciò chiaramente, diciamo, ribalta completamente lo scenario, sia sul piano, no, della gestione del privato, e rispetto a quello che invece succede adesso in Inghilterra, lo fa anche rispetto al pubblico. Non è un caso, per esempio, che dopo i riot in Inghilterra è direttamente dalla rete che viene fuori diciamo, chi doveva risolvere i problemi, i danni causati dai rioters a Londra. Quindi chiaramente la rete dimostra in questo caso la sua struttura ambivalente, dove libertà e sfruttamento coesistono nello stesso tempo. Ma quello che vogliamo pensare oggi principalmente è qual è la differenza che la rete produce dentro i movimenti oggi, e penso che in questo caso è opportuno pensarlo rispetto a quello che è successo il 15 maggio in Spagna, laddove la rete ha avuto una presenza molto forte. Non è un caso, per esempio, che vengano pubblicati dei libri dove sono elencate le immagini e i tweet che sono stati pubblicati dall'inizio della mobilitazione del 15 maggio. Si chiama RT15M, se lo volete vedere online, edito dalla Ciudad Invisible. È un progetto crowdfunding, quindi che risponde completamente alle logiche della rete,
ovvero dove una comunità di utenti di questa piattaforma può aderire al finanziamento per la pubblicazione di un progetto, in questo caso del libro del 15 maggio. La piattaforma si chiama Verkami, col K. In questo libro chiaramente viene spiegata la storia di tutto il movimento, che è una storia che può essere sintetizzata tranquillamente con i tweet e principalmente con gli hashtag. Quando parliamo di differenze della rete, in Italia, infatti, le prime sollecitazioni vengono da Torino e dal Valle. Ho visto, diciamo, i primi interventi, le prime questioni che sono state poste rispetto al ruolo della rete dentro le mobilitazioni. E la cosa non mi sorprende affatto che sia proprio il Feminist Blog Camp a inaugurare questa fase di ripensare la rete e il suo rapporto con la politica. Questo festival di bloggers femministe ha pensato come la rete ha contribuito a rafforzare le loro strutture e quindi a ripensare le piattaforme come possono trasformarsi in dispositivi di organizzazione politica. In tutto ciò, contemporaneamente, diciamo, a un certo entusiasmo che è venuto dagli eventi del 15 maggio, però diciamo anche dalla realtà che veniva continuamente rispecchiata rispetto a quello che veniva pubblicato in rete, sono stati, diciamo, si è aperta una biforcazione molto forte, come diceva Benedetto, tra apocalittici e integrati. Interessante in questo senso è un articolo di Wu Ming sul feticismo della merce digitale, che apre un dibattito da un paio di mesi, credo piuttosto interessante. È una panoramica molto ampia sulla rete rispetto alle reti sociali, ma anche rispetto alla produzione materiale, che penso che valga la pena ridiscutere. Vale la pena ridiscutere sia sul piano, diciamo, dello sfruttamento, come, diciamo, spiegavo all'inizio, sia sul piano però della forza liberatrice, cosa che l'articolo trascura un po', ma credo che comunque valga la pena, diciamo, pensarla in questa chiave. Quello che abbiamo immaginato in Spagna rispetto all'utilizzo della rete è un po' diverso da quello che succede qua in Italia. Lo dico perché secondo me vale la pena fare delle premesse per cercare di individuare dei nodi problematici su quello che succede qui in Italia, ma probabilmente anche su quello che succede in Spagna, adesso come adesso, dopo che c'è stata l'esplosione del movimento, no? E le successive elezioni del Partito Popolare al governo chiaramente hanno un po' smosso sul piano del movimento, ma anche sul piano della rete. Credo che valga la pena farlo perché chiaramente quello che è successo in Spagna è che, diciamo, gli entusiasti della rete, che avevano una tradizione di qualche anno, 3-4 anni in Spagna, avevano già costruito un tessuto di lotte per le libertà digitali, tessuto che era stato rinforzato soprattutto rispetto alle proposte atroci di un ministro che si chiama Sinde, per il quale veniva proposto un canone aggiuntivo sullo scambio dei CD vergini, quanto più del materiale di archivio digitale, ma soprattutto veniva proposta la censura delle web che proponevano lo scambio dei file. Proposta che è stata combattuta in maniera piuttosto energica anche a livello europeo, a partire, diciamo, da questi movimenti, e che sicuramente ha contribuito a creare le basi per il quale i movimenti in rete in Spagna, diciamo, sono arrivati al 15 maggio già con un background piuttosto solido di attivisti che già avevano maturato delle esperienze rispetto alla rete. Quindi, quando Democrazia Reale in Spagna comincia, diciamo, la sua campagna,
lo fa appoggiata da tutte queste organizzazioni che chiaramente appartengono sia alla comunità hacker, però sicuramente appartengono anche a Anonymous e a tutto quel tessuto che era stato costruito sulle battaglie contro il copyright. Ma tutto ciò, diciamo, andava organizzato a livello comunicativo, andava organizzato con un'attitudine pratica, andava organizzato sia sul piano dell'organizzazione che su quello della diffusione, tanto che dal primo gruppo Facebook, che adesso raccoglie circa 80.000 persone, a quello Twitter, che adesso triplica, diciamo, i suoi utenti rispetto a quelli del PP o del PSOE, che sono i partiti maggioritari in Spagna, diciamo, seriamente ci fa pensare al nodo problematico che proponeva Benedetto di come si produce opinione pubblica, perché chiaramente è uno strumento che ha un certo peso, soprattutto su un dato dove quasi il 50% della popolazione si astiene al voto. Quindi in questo caso la decisione, diciamo, politica ha uno sbilanciamento forte, e rispetto, diciamo, agli apocalittici della rete, mi farebbe piacere proporgli questi dati, no, per fargli ripensare come invece poi la rete cede queste dimensioni di controllo e poi si trasforma in uno strumento per la trasformazione sociale. Quindi, invece rispetto all'Italia, cosa che secondo me è problematica, vedo che c'è da una parte, come commentavo anche con Paolo, un franchising delle forme, quindi c'è un certo feticismo rispetto ai formati delle mobilitazioni sia di Occupy che delle Acampadas. È una cosa che è abbastanza pericolosa, che è quella del centralismo. È quella del centralismo quando si cerca, diciamo, di recuperare questi modelli, come dicevo, in franchising, cercando di far sì, diciamo, di integrare l'esterno, ovvero le persone che non sono ancora coinvolte in processi politici, verso un nucleo interno. La differenza radicale che qualifica, diciamo, il movimento spagnolo rispetto a quello italiano, invece, è stata la capacità del movimento spagnolo, diciamo, di non essere un movimento centripeto, ovvero nel quale il movimento recuperava verso il centro la propria componente, quindi non c'era un riconoscimento delle persone strane alla militanza politica di una piattaforma, dico per esempio di un programma, cosa che per esempio è problematica, diciamo, anche in questo senso. Ma diciamo che la dimensione centripeta e la dimensione centrifuga dei movimenti coesisteva nella produzione sia di hashtags, ma anche nella presenza nelle piazze. Una presenza nelle piazze che non era una presenza stabile, era una presenza intermittente, e quindi stare nelle piazze significava stare nella rete durante un periodo di tempo, nel mio caso, nell'attività lavorativa, sabotando chiaramente il lavoro cognitivo. E nell'altra parte del tempo libero partecipare dentro le piazze, e così, diciamo, in un flusso continuo la piazza era continuamente occupata da un certo numero di persone che cambiava continuamente. Una dinamica che, per esempio, per contrapporla alla dinamica italiana diciamo, della replica dell'Italian Revolution, no? Che cerca di essere invece una pianta stabile, no, di un gruppo di persone, e di cercare di convocare delle persone secondo la modalità di una campata permanente. In questo devo dire, cioè, di fondo,
sulla rete si è prodotta veramente una costruzione del senso, nel senso che gli immaginari delle persone hanno ritrovato dentro la rete una possibilità sperimentale. Quindi chiaramente quando succedevano gli sgomberi, per esempio a Barcellona, violenti, dei militanti della piazza, su Twitter si muovevano direttamente tutte le persone, chiaramente considerato il fatto che siamo tutti quanti, diciamo, ormai biomacchinici collegati a uno smartphone o a un computer nell'altra parte della giornata, diciamo, avevamo la possibilità, no, di avere un flusso di informazioni continuo, tale che tutti quanti avevano sia l'informazione di quello che succedeva, ma anche la costruzione di un immaginario di quello che poteva succedere poi. Quindi direttamente la rete diventava in quel momento anche uno strumento partecipativo, ma anche, diciamo, decisionale. Tanto che, per esempio, quando c'è stata l'occupazione del Parlamento a Barcellona, dove ancora ci sono dei giudizi pendenti, tra l'altro, quando c'è stata l'occupazione, un gruppo di persone pensava di mobilitarsi permanentemente dentro al Parlamento, cercando di continuare quella dimensione di lotta frontale che si era sviluppata durante tutta la giornata. Ma sempre tramite le reti e tramite un gruppo organizzato, avevamo diversi media lab, diciamo, in quella zona, che stavano operando con persone che erano invece dentro la piazza, diciamo, sulla strada. Abbiamo cercato di fornire delle informazioni per offrire un'alternativa, diciamo, rispetto invece alla stabilità del confronto violento, cosa che chiaramente ci avrebbe portato a un'ecatombe. In quel momento praticamente il corteo riuscì a fare un'attività di forking, che è un termine che viene utilizzato nell'hacking, che significa che quando un'opzione, diciamo, vuole essere esclusa, si devia verso una via di uscita più facile. E quindi da un corteo violento è stato rigirato verso Plaza San Jaume, che è la piazza dove c'è il comune di Barcellona, è una delle piazze più importanti, e qualche ora dopo si stavano tirando i palloncini in giro per aria. Insomma, c'era un'attività festiva, e dal confronto violento del Parlamento, 2 ore più tardi la questione era completamente ribaltata. Questo per dire che la rete anche in quel caso ha giocato un ruolo determinante per le funzioni organizzative in termini politici. Quindi, quando parliamo della rete, e qui concludo, parliamo di un ambiente che sì, per un lato, diciamo, ci costringe allo sfruttamento continuo e valorizza l'attività delle multinazionali, e dall'altra però eccede sempre quella dimensione sulla produzione dell'affetto e sulla produzione delle passioni.